Il gruppo ciclistico sportivo Bici e Solidarietà di Carovigno ha aderito e partecipato alla 16ª giornata della memoria in ricordo delle vittime delle mafie, che si è svolta a Potenza in data 19 marzo 2011. La carovana, composta da 13 ciclisti, un furgone e due vetture, una delle quali guidata dal sacerdote Don Pino Nigro, parroco della parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo, è partita dalla piazza di Carovigno mercoledì 17 ed è giunta a Potenza nella mattinata del 19 marzo. L'iniziativa è stata sostenuta anche dalle altre associazioni sportive e culturali, dalle tre parrocchie di Carovigno, oltre che da numerosi cittadini. Alla partenza e alla manifestazione di Potenza ha partecipato e presenziato anche l'amministrazione comunale, rappresentata dagli assessori Angela Semeraro e Carmine Brandi, testimoniando l'impegno civico del nostro comune contro ogni forma di sopruso ed illegalità. L'associazione Libera Nomi e Numeri contro le Mafie e Avviso Pubblico da 16 anni ricordano le vittime innocenti di mafie in una manifestazione a carattere nazionale che quest'anno si è svolta a Potenza. Durante la cerimonia si alternano dal palco personalità pubbliche ed istituzionali nella lettura di un elenco che comprende le vittime innocenti di tutte le mafie. Tra questi nomi c'è quello di Leonardo Santoro, il giovane concittadino caduto per la barbara mano della criminalità organizzata. Il riconoscimento di Leonardo quale vittima innocente di mafie ha spinto le associazioni culturali e sportive di volontariato e le parrocchie a chiedere al Consiglio Comunale di Carovigno di far propria la proposta che almeno una strada del paese porti il nome di Leonardo Santoro, vittima innocente di mafia. Pertanto oggi, 21 marzo 2011, giornata della memoria e dell'impegno in ricordo di tutte le vittime delle mafie, le sottoscritte associazioni Bice Solidarietà Carovigno, Sud Teatri, Hauser, Avis Carovigno, Podistica Carovigno, Parrocchia Santa Maria del Soccorso, Parrocchia San Pietro e Carmine, Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo, formulano formale richiesta al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale di inserire nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile la presente proposta. Un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte, reali, come piccoli miracoli. Idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire e di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più.